Di alcune opere di Filippo de Pisis, per la precisione due, abbiamo già parlato le volte precedenti. Si trattava di un San Francesco che predica gli uccelli, sicuramente ispirato al suo soggiorno giovanile in Assisi, e di tele Pennelli, dove l'artista indugia sui ferri del mestiere. In quella tela de Pisis ha rappresentato tutto il suo armamentario, i suoi bisogni intellettuali, i mezzi e gli strumenti del fare arte. Libri che dichiarano la sua pratica letteraria e poetica, che la sua pittura è pregna di letteratura e che nel suo caso il detto ut pictura poesis ci sta e come. Insomma, che dietro le sue composizioni c'è molta allegoria, quindi molta narrazione. Sebbene poi sia difficile ricostruire i nessi narrativi con la logica di un romanzo con un principio e una fine. Quel dispositivo, la tela rovesciata, appare in altre due tele, sempre conservate al museo. Una di esse, stupenda per costruzione concettuale, è un precoce capolavoro del 1927, una natura morta con funghi e una stampa da Poussin. I funghi porcini sono posati su un piano, ma dietro, a chiudere il fondo, c'è una stampa del grande pittore francese Poussin. Si darebbe un quadro nel quadro. In quella carta messa in verticale si riconosce un paesaggio che gioca di rimbalzo con la presenza dei funghi, come se l'inquadratura, dal basso, abbracciasse il sottobosco e poi il bosco. De Pisis non è solo intenzionato a farci affondare lo sguardo in una lontananza, egli ci sta aiutando ad aprire la mente, a volare con l'immaginazione, a usare appunto gli occhi e lo sguardo per viaggiare con la testa e con il cuore, per far respirare i sentimenti e le emozioni a partire da quella incisione a stampa e da quei funghi in primo piano. Ci suggerisce che fermandosi solo all'illusione mimetica sarebbe come voler rinchiudersi in una prigione, distanti dalla vita vera, in un mondo chiuso e racchiuso dentro segni superficiali. Una seconda tela, quella di cui vogliamo parlare oggi, è ancora più semplice. C'è un tavolinetto, sul piano è aggiustato un vaso che al suo interno accoglie un mazzo di fiori, belle e sensuali viole del pensiero, e dietro, un po' sghemba, una tela che ancora una volta ci mostra la sua struttura interna, il telaio e la tela grezza tirata ai bordi, insomma il dietro del dipinto. Il gioco è sottile, è concettuale anche. Stiamo guardando un mondo e il suo meccanismo di funzionamento, un po' come se aprissimo un orologio. Quello che stiamo contemplando non è il mondo reale, ci dice l'artista. La pittura non è imitazione fotografica di un mazzo di fiori, di oggetti familiari disposti in uno spazio certo. Bisogna subito intendersi, ci dice De Pisis, pittore e poeta raffinato e sensibilissimo. Quelle che vi offro, come si offre un mazzo di viole, sono espressioni dell'animo, giochi mentali magari, faccende del cuore, ricordi belli e tristi, emozioni di un momento che rinascono attraverso segni e colori. Tuttavia, questi poveri segni mescolati a colori hanno un potere grandissimo, possono farci sentire e farci vivere, ci fanno essere parte di un magico gioco per i sensi, di un gioco che è anche concettuale. De Pisis non è un pittore di azione, ma un artista di nature morte pieno di grande lirismo, dove oggetti, frutta, pesci, ortaggi, pane, fiori stanno assieme a grandi orizzonti marini, spiagge, onde, palmeti o tra le mura di uno studio, tra pareti domestiche, in mezzo a specchi, piani d'appoggio e apparizioni di nudi ragazzi e uomini dai corpi sensuali. I fiori sono stati un soggetto importante per lui. Fiori come cose viventi, come creature umane respiranti. Arcangeli vi riconosce un certo animismo di sottile ma eccitato espressionismo, riconquistato al vertice dell'impressione, dove i sensi, desti, acuti, trapassano negli infiniti sentimenti che li trascolorano in fitto lirismo, così scriveva il critico Francesco Arcangeli. Poi, per intendere il significato di un simile dialogo fra l'artista e gli esseri al mondo, accosta le immagini di fiori dei versi del poeta De Pisis, in particolare la poesia Mazzo di fiori, 1927.
che dice: lo so, è la tua grazia che vibra nei teneri petali, ciglia, occhi ciechi, anima vegetale che soffre abbacinata, e la luce, fronte, bocca, mente, mento, cuore, vicina e lontana, dolce e irraggiungibile. Io sono l'ape immota a suggere questo nettare dolorosamente. Attraverso la vitale, disarmata bellezza dei fiori, trapassa tutta la vita dell'artista, la sua esistenza interiore, quella della carne, del sesso e dell'eros, con tutta la gioia e il dolore che vivere pienamente e segretamente comporta. Chiudo con una confessione fatta dal pittore al critico e amico Giuseppe Raimondi. Il quadro è una pagina dove trascrivere giornalmente o nelle ore del giorno le notazioni di un diario lirico di contenuto gioioso, esaltante o penoso fino allo strazio. Questo è De Pisis, per questo lo amiamo moltissimo, perché ci parla con un mazzo di viole dei moti della nostra anima e perché lo fa con poesia, senza nascondere a se stesso nulla. Ce lo dona però con modi non volgari o esagerati, enfatici o traumatici. Ecco, abbiamo anche bisogno di artisti come De Pisis per conoscerci e arricchirci. Arricchirsi di cosa, direte voi? Ebbene, solo di modi di dire e di guardare, di essere al mondo, di gioire e di penare. E non è poca cosa, credetemi. Buona giornata a tutti.